Benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi disegneremo il volto di un vecchio, di una persona anziana, e userò come strumento una penna a Bic. Questo video me l'ha chiesto Antonio Artes, che saluto, e mi ha chiesto una serie di video sui volti, di abbozzare una serie di video sui volti a inchiostro. Quindi iniziamo da quello più semplice. Vi dovete procurare una semplice penna Bic, che sicuramente avete in casa, ovviamente di colore nero. Iniziamo ad abbozzare il volto. Ovviamente l'abbozzo è sempre lo stesso. Disegniamo il naso, che è punto di riferimento centrale di un volto. Io abbozzerò tutto direttamente con la penna. Il volto di una persona anziana è fatta comunque di tanti tratti, perché abbiamo il cedimento della pelle. Anche se secondo me è molto bello disegnare il volto di una persona anziana, di un vecchietto, perché non lo so, dal punto di vista grafico lo trovo molto più interessante di disegnare un volto più giovane, che magari è un po' più vuoto. Invece il volto di un anziano forse ha più espressività di quello di un volto giovane. Con la vecchiaia abbiamo un prolungamento, anche perché vengono a mancare i denti, si ha una trasformazione di tutta la mandibola. Questa, ragazzi, è anatomia artistica, bisogna conoscerla per disegnare, almeno bisogna conoscere la base. È molto importante, perché se non conoscete bene l'anatomia non potrete mai disegnare bene, perché non sapete cosa si trova sotto. E poi, ecco, dovete conosce ogni soggetto, magari in base all'età ha una conformazione diversa. Troviamo le orecchie, questa si intravede un po' di meno, che è leggermente girato. Aggiungo un tratteggio a 45 gradi con la penna. Dobbiamo lavorare anche sui mezzi toni. Qua faccio il tratteggio incrociato. Per chi si è perso il video su questo canale, troverete il video che spiega come realizzare il chiaroscuro. Le sopracciglia sono un po' più lunghe di quelle un po' meno evidenti, ma più lunghe di quelle di una persona più giovane. Sotto le labbra destre sempre scuro. Comunque sul canale trovate anche i video su come disegnare un volto, il naso, la bocca, tutti gli elementi del viso.
incrociamo per far emergere un po' di più. Alcuni elementi del volto. I capelli andrebbero lavorati un po' di più, però concentriamoci sempre sul volto. La linea è un po' nervosa, a me piace tanto utilizzare la penna Bic proprio per disegnare in questo modo. Amo la linea nervosa, credo che sia un'espressione artistica che si adatta molto a questo strumento, lo strumento della penna. Aggiungo un po' di sfondo tratteggio giusto per staccare il personaggio, il soggetto. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo abbozzo che mi è piaciuto molto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Se vi va di andare a visitare il nostro blog, dove trovate varie lezioni sul disegno, sotto al video trovate il link. Vi consiglio di farci un salto perché si trovano delle lezioni interessanti. Se volete seguirmi anche su Instagram, per chi bazzica di più su Instagram, mi trovate su #ubaldo.info. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!